Il prossimo anno anche a un premio. Qualche giovane promessa avete scoperto? Qualche... No, ragazzi. Tutti bravi ragazzi che possono fare categoria tranquillamente. Quindi c'è speranza, una rinascita del nostro calcio locale, ecco. Locale, sì. Non ci stanno, non vanno in serie anche di più, però a livello locale sono bravi. Ci stanno pure qui oggi a dare una mano? Qualcuno sì. Cerchiamo di stradarli sulla strada giusta. La festa dello sport alla Palmense Calcio prosegue. Termina il 21 e il 26, 27, 28 luglio ci sarà la festa della birra, birrando su tre stelle. Quindi si potrà vedere birra tutto, con la musica, con l'intrattenimento. Quindi aperta anche tanti ai giovani. Poi. Ai giovani, ragazzi. Più giovani. Diciamo quest'anno è stato forse l'anno più positivo di tutti gli anni passati perché abbiamo sicuramente valorizzato molti giovani che dalla Juniors sono passati alla squadra, hanno avuto molte presenze, quindi c'è stato anche dato un premio da parte della Lega Marche per aver fatto giocare più ragazzi nella squadra e soprattutto poi abbiamo partecipato a un torneo che è molto ambito da squadre tipo Fermana, San Giustese, Civitanese eccetera, dove come partecipazione siamo arrivati in finale, siamo fermati proprio all'ultimo step in finale con il Porto Recanati, comunque è stato molto molto positivo, è stata una partita importante per molti ragazzi. La categoria è ragazzi dai 16 anni, 17 anni fino ai 19, diciamo la categoria 2004 fuori quota, 2004 fino a 2007 fuori quota. Di solito 2006, quest'anno abbiamo fatto giocare anche qualche 2007. E uno in particolare che forse è venuto all'occhio di molti addetti ai lavori, che è Silenzi Alessandro, ragazzo proveniente dalla Federale Fede Giovani della Fermana, dove è venuto prima con noi, poi si è affrontato in pianta stabile in prima squadra, dove è esordito e da lì non è più uscito, insomma, è rimasto sempre titolare. Vogliamo sempre su giovani, anzi quest'anno l'obiettivo è anzi di alzare un po' l'asticella, di porsi qualche obiettivo anche in classifica, se rimane sempre quello di valorizzare i ragazzi e portare in squadra, però l'obiettivo è di guardare anche con occhio la classifica, dove quest'anno siamo andati a metà classifica a cercare di migliorarci un po'. Che piatti fate? Che piatti proponete? Allora, i piatti li abbiamo, la chinarina di Campofilone, pesce fritto, poi abbiamo le passangolle fritte, abbiamo le olive. Noi facciamo il nostro picco con Campofilone e Pedaso. Collaborate? È un'altra storia, è sacro che non sono... Il turista è qua, appresso i turisti. Sì. Ci mangia bene, il tempo è giusto, giochi i bambini, vai a casa, però non abbiamo la musica perché con quello che risparmiamo con la SIAE e la musica lo facciamo sul prezzo delle, sui prezzi delle mangiare e costa un po' dall'altra parte. Cerchiamo di farli risparmiare. Quindi la famiglia viene qui, ma spende giusto e mangia bene. Secondo me, quanti anni? Quanti anni che fa le feste? Faccio le sagre, io dal 1972. 63 la sagra della Polenta dell'Altidona, poi dopo piano piano la festa del turista, poi quindi la Polenta qui è il piatto turco qui. Faccio era l'uno dei fattori che a cura marittima. Adesso lo dovete dire. L'olio è quello proprio. Non è il nostro, quello che ho fatto io, quello che ci abbiamo fatto.
siamo pronti a mangiare, eh? Cosa avete scelto? Abbiamo scelto pesce, assolutamente pesce, e poi l'oliva ascolane, perché mi sembra piatto tipico. Di Russell Crowe adesso, bravissimo. Che adesso è diventato anche tutto in onorario. E dove siete? Perugia. La Perugia, ecco, da Perugia. Perugini, viva. Al mare qui, a Marina Palmese. Al mare qui a Marina Palmese, col campo, che è in campeggio. Siamo, la Perugia, stiamo mangiando le chitarrine al pesce, eccezionali, quindi venite alla Sagra a provarle, perché ne vale veramente la pena, eh. Vero ragazzi, facciamo un brindisi. Con brindisi, ecco, salute.